Ciao Liano, raccontami della piena del 51. Sono passati tanti anni, però è stata una cosa che ha sfiorato la drammaticità, perché non mi ricordo se era il 13 novembre o l'11, il Po cresceva, faceva 13 centimetri all'ora e alle 3 di notte eravamo sull'argine dei magazzini di Lorenzini e a fare la guardia avevamo le lanterne, non c'erano ancora le pile, e a un certo punto vediamo che l'acqua comincia a passare, ad attraversare l'argine. Allora ricordo che c'ero io, che avevo 14 anni, mio fratello Sandro, che ne aveva 18, Lucio Ferramola e suo papà Hermes, che era il capo magazziniere, e allora ci siamo allarmati subito. Sandro e Lucio Ferramola sono andati in bicicletta di corsa in paese ad avvertire del pericolo. So che hanno suonato le campane per raccogliere la gente, poi è arrivato un trattore, un Landini mi pare, con un aratro grosso, e ha arato tutto l'argine nel senso della lunghezza, creando un risvolto di terra alto circa 60-70 centimetri che ha servito al momento a tenere fermo l'acqua, che però continuava a crescere. Nel frattempo è cominciato ad arrivare tutta la gente del paese, armati di vanghe, badili e sacchetti, che hanno riempito con il terriccio, la terra, l'argilla dei banconi, e tutti salivano sull'argine e deponevano questi sacchetti su quel risvolto di terra che aveva fatto il trattore, e hanno creato un muretto di sacchi alto circa un metro che ha servito per tenere ferma, diciamo, la crescita, tamponare al momento la crescita. Però continuava a crescere finché a un certo punto si è fermato, e a quel momento abbiamo saputo che, tra virgolette, il fiume aveva rotto l'argine del crostolo vicino a Gualtieri, per cui l'acqua aveva invaso tutta la zona verso Reggio e verso Carpi, per dare sfogo, diciamo, alla piena del fiume. Adesso così ricordare tanti episodi è un po' difficile, però sono stati dei giorni incredibili. Io avevo 14 anni e anche i miei cugini, e ricordo una cosa, che in febbraio c'erano ancora tutti questi muretti di sacchi. E allora ci divertivamo a spostare i sacchi perché sotto trovavamo delle bisce arrotolate, congelate, quasi congelate, e ci divertivamo a giocare con quelle.